Facciamo questa bella salmon. Ah, una gemma, eh. Una gemma. Porta gialla, sgretola. Oh mio Dio. Ma che ci faccio con Kikuri, Madonna santa. Anima, vabbè. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati finalmente, direi, in questo nuovo episodio di Brave Frontier. Allora, questo è il mio team attuale e penso che la GGG, quella di Michelle Duel, possa aspettare un po'. Intanto vi faccio vedere un po' cosa ho combinato con le unità. Vediamo un po'. Qua non mi trovo più col menu. Ok, vedi unità. Abbiamo qui innanzitutto lei come leader. Eccola qui. Guardiano. Non c'è male, non c'è male. Aggiungiamo il preferito. Perfetto. Torniamo indietro. E poi abbiamo una Michelle 7 stelle. Che se non sbaglio ho mancato. Dove cavolo sta? Eccola qua. Che ovviamente per far attivare la sua abilità, la sua extra skill, ci vuole il frammento di duel che si prende col terzo livello della GGC che stavo trattando. Comunque ragazzi, abbiamo delle novità. Andiamole a vedere. Eccoli qua ragazzi. Il gioco si è veramente evoluto. L'attesa è finita. Abbiamo Avant, Lune e Dolk. Mamma mia, spettacolari Avant e Dolk. Anche perché Lune non mi ricordo sinceramente cosa fa. Vediamo un attimo. Allora, abilità leader 80% momento attacco BB. Al turno successivo, quando i danni subiti eccedono una certa... Ah, subiti o inferti eccedono una certa quantità. Ma questo è 7 stelle. Grande aumento danni elementari, fuoco e acqua. Ok, già dalle schizzi vedete che non ce ne frega proprio nulla di questa Lune. Ma di Avant e Dolk, già che ci siamo andiamo a vedere. Mamma mia, Avant fortissimo. Perché 30% PS massimi, grande aumento dei danni ghigi e dei danni a scintilla, grande aumento dei danni e attacchi BB. Extra skill, aumento di attacco in base ai PS rimasti, seguaggi d'Andelga più 20% a tutti i parametri. Ricordiamo che Avant è il padre di Vargas, infatti c'è una certa somiglianza, grandissimo Avant, unità veramente molto buona anche a distanza di tempo, non fa niente che magari c'è qualche unità che lo surclassa di poco, di pochissimo. Avant rimane una delle unità più longeve di Brave Frontier, come ad esempio lo fu Zell Knight, anzi no, Zell Knight è ancora più o meno unico nel suo genere, più o meno, unità di supporto abbastanza buona. Comunque qua abbiamo il Brave Bar, si aumenta la frequenza dei colpi critici, e l'SBB che aumenta veramente la vulnerabilità, è fortissimo, aumenta la vulnerabilità dei nemici a scintilla per 2 turni, aumenta l'attacco in base ai PS massimi e attacco BB per 3 turni, mostro. E l'UBB ovviamente fa tutte queste cose messe insieme, vabbè, sta scritto qua. Devastante combo e 22 attacchi, danni negativi e PS rimasti, aumenta danni grigi, danni a scintilla e attacco BB. Ragazzi, unità molto molto forte se volete fare danni, quindi... eccellente. Dolk è un mitigatore veramente forte, veramente forte, perché già la lead skill è fantastica, 35% a tutti i parametri e annulla i danni elementali. L'extra skill che aggiunge un aumento del rilascio di CB e CC a BB e SBB per 3 turni e annulla i danni critici degli elementali. Ragazzi, non ci stiamo neanche a discutere, è veramente forte. Il BB che aumenta la difesa, eccellente, rimuove tutti da una linea di stato. L'SBB che attacca, aumenta danni dimezzati e annulla le riduzioni di attacco, difesa e recupero per 1 turno. E aumenta la difesa in base ad attacco per 3 turni. Ragazzi, insieme a Kranz, questo penso sia uno dei migliori mitigatori. Se non il migliore, perché sì, ci sta anche Elimo, però Elimo non attacca, cioè sta lì immobile. Questo qua annulla le riduzioni di attacco, difesa e recupero, quindi contro alcuni trial, contro alcuni boss è veramente divino, è fortissimo. Per non parlare che aumenta anche la difesa in base all'attacco, cioè ragazzi, fantastico, molto molto buono. L'UBB riduce i danni al 75% e aumenta di tanto attacco, difesa e recupero, anche con una, in vista di una combo con gasolina, se aumenti il recupero aumenta anche lo scudo. Ok ragazzi, queste sono le novità. Ma finalmente qua, già l'ho trattata a Raid come vi ricordate su Brave Frontier Global, ma finalmente abbiamo la Raid su Brave Frontier EU. Io non sono mai stato un cultore della Raid, però sono curioso di andarla a vedere. Oh, oh, ottimo, lo sapevo. Devo dire che purtroppo mi sono fatto scappare a Frontier Hunter, perché proprio in quel momento stavo in crociera. Esattamente, cioè il giorno dopo
in cui sono partito, ho letto su Brief Frontier, vabbè, su Facebook, anzi no, proprio su Brief Frontier, perché io ho un account più o meno, avevo iniziato un account privato, adesso ho smesso, giusto per fare qualche summon, no? E intelligentemente non ho trasferito Brief Frontier EU sul cellulare, anche perché ho paura di una perdita di dati, mamma mia, ho una paura matta di una perdita di dati. E niente, ho visto Frontier Hunter, non ho potuto fare nulla, è stato terribile, avevo farmato gemme. Comunque, vediamo qua la raid, ragazzi, come sta implementato. Ragazzi, cosa che sono assolutamente scordato di dire, mi hanno regalato come unità scelta, Cancro del Sacrificio, che è veramente molto molto bella, non Kranz, grazie. Ci ho dato anche la robosfera, la rana nella sfera, aumenta tutti i parametri del 35% quando ci sono 5 o più elementi, aumenta attacco del 100%, insomma fa moltissimi danni, 24 attacchi di fuoco e acqua su tutti i nemici, aumenta attacchi tutti gli altri 3 turni, insomma è veramente potente. Vediamo se ci sono 5 o più elementi da me. 1, 2, 3, 4. Qua mettiamo una bella unità di fuoco. Possiamo mettere Michelle, anche se non c'ho il frammento 2, non fa nulla. Almeno raggiungiamo i 5 elementi. Perfetto. Andiamo, possiamo andare. Possiamo andare. Ragazzi, siamo pronti. Siamo pronti e vediamo un po' cosa facciamo. Una richiesta della sala degli evocatori di Akras. Salve, sono Elise. Volevo leggere, uffa. Vabbè, molto semplice, dobbiamo andare a sconfiggere il boss. Ovviamente ci possiamo muovere nei campi qui. Ovviamente possiamo anche fuggire. Ogni volta che ci spostiamo da una parte all'altra della mappa, troveremo dei nemici. Questi nemici possono essere affrontati o meno. Se li affronti, ovviamente ti si riempie la barra BB, quindi puoi rimanere lì a farmare. Cosa che non ho... Ecco qua, sono già pronti. Il cancro del sacrificio. Ovviamente qua mi sa che non è stato implementato il P2 per 3, perché se no sarebbe stato veramente contro le regole. Perché... Oh, eccolo qua, il boss. Super boss qui presente. Ovviamente è abbastanza scarso. Ed Elma, mi ricordo quando ho visto questi boss sul giapponese, ho detto ma che cazzo è diventato Brief Frontier, ma alla fine ho capito che tutto più o meno facile da capire, pensavo fosse una cosa terribile. Vabbè, ho sbagliato un po' nell'ordine dei Brave Bars. Ok, doppio Megiddo scatenato, doppia fiamma della croce di Megiddo, qua sono fissati con Megiddo. Ok, ottimo. Ovviamente la raid a tempo, quindi per 2 per 3 non l'hanno messo, ecco perché, non per qualche motivo oscuro. La missione è stata terminata, 2 hanno abbandonato, mi dispiace, in attesa di altri giocatori. Perfetto. Perfetto, Elias non ha fatto niente. E ragazzi, cosa si ottiene alla fine di ogni raid? Oh, la stanza è stata chiusa? Why? Why è la stanza stata chiusa? Abbiamo aperto un'altra stanza. Allora, qua abbiamo gli orb che funzionano, sì, funzionano un po' come il Frontier Hunter. Ovviamente ogni volta che finisce una quest ti si toglie un orb. E per ricaricarli c'è anche il fatto che tu dai una gemma e si rifullano. E siamo ancora agli inizi della raid, ma quando implementeranno la funzione dei raid metal coins, sarebbero delle medaglie, dei coin, dei gettoni, ecco, sarà possibile usare 3 coin che ti dà la raid proprio alla fine di ogni missione per far girare una slot machine. Non so se ho fatto già vedere in un video precedente. E in questa slot possono uscire oggetti per la raid, cose molto molto belle, come ad esempio rane della sfera, eccetera eccetera. E abbiamo Dalmogia dà un po' di fastidio, cioè è abbastanza resistente se non sbaglio. Vediamo un po'. Sì, infatti, ho usato anche il BB per sbaglio, porca di quella paletta. Diavolo dolce. Ah, pensavo fosse più forte. Ok, ok, dai, ottimo cancro del sacrificio. Schiattata dal Moggia. Cosa molto importante della raid è che tu, cioè, non è che sei in competizione con gli altri, però più punti fai e meglio è. Oddio, che figata quell'unità. Quella è Viviana d'Excalibur. Guardate quanto è bella. Là c'è scritto in attesa di altri giocatori. Vabbè, sperando si tolga la scritta. Comunque, adesso ci sta Viviana d'Excalibur, che ha un'animazione veramente fantastica.
Non capisco questo fatto in attesa di altri giocatori, che sul global non c'era. Comunque stavo dicendo, più spark fai, più danni fai e più sei in vetta rispetto agli altri giocatori. Infatti adesso andremo a vedere. Ah, ho fatto un grande contributo. Più danni fai, più boss sconfiggi e più punti contributo avrai. E ovviamente più ricompense avrai e più medaglie, che tuttavia non sono state implementate. E qua c'è anche il fatto che la tua stanza viene bruciata. Mi ricordo che non veniva bruciata sul global. Peccato, vabbè, ci stanno ancora alcuni piccoli bug da sistemare. Ok ragazzi, ci sta questo qua che è il livello 300. Porca puttana. Sento puzza di hack. Sì, sento puzza di hack. Ha un po' di hack questo Alchimus. Vabbè, mi faccio i fatti miei. Ciao. Qua c'è Ugo e andiamo. Un saluto ad Ugo. Grande Ugo, un nome fantastico. Vabbè, è un nome come tutti gli altri, però. Qua ci sono tre boss. Meru Meru. Ah no, non sono tre boss. È, in pratica è un grandissimo albero che ha tre parti del boss. Che ha tre parti, ecco. Forse anche come anche Dalmogia, quella di prima. Non erano due boss da sconfiggere, ma erano due parti che aveva. Sarebbe la conchiglia e il corpo. Vediamo un po' se è vero. Vediamo un pochino. Meru Meru, infatti abbiamo Meru Meru. Ci rimane l'albero, base, ok. Non ho scelto il fottuto alleato. Perché? Perché? Coco e tu, Brutus, figli miei. Perché? Mamma mia. Cioè, ci sono ancora alcune cose da sistemare, eh. Alchimus sta attaccando e ha fatto tutto lui, ovviamente. Togliamo un po' di debuff così. Andiamo. Fatto una grande stronzata. Andiamo con le chele spietate su Meru Meru. Dai, muori Meru Meru, schiatta. Vabbè, come vedete è molto semplice. Però la cosa bellissima delle raid è che più vai avanti, più aumenti di raid class. Ovviamente se ci sono varie divisioni in raid class. Quindi io sono in raid class 1 perché ho appena iniziato. Una volta completi tutte le missioni in raid class 1, aumenti di raid class. E quando aumenti raid class ti pagano, vabbè, ti pagano, ti danno le gemme, Sphere Frog. È un buon metodo per farmare gemme. Però siamo ancora agli inizi su Battle Frontier U. E perché c'è scritto Scudr? Potevano mettere team in basso, qua in basso ha scritto Scudr, è un po' brutto, vabbè. Che sta succedendo? Hello? Ci siamo? Ok, scommetto che quello che ha usato le hack avrà portato un virus sulle raid. No, vabbè, a parte gli scherzi, qua si è buggato tutto, come voleva si dimostrare. Vabbè ragazzi, visto che non mi va di aspettare e non voglio far uscire un video eccessivamente lungo, grazie mille per avermi seguito. Queste erano le raid che avevo già trattato. Ah, ok. Perfetto, perfetto. E ovviamente Alchimus ha fatto più di me. Bravo Alchimus, bravo bastardo, non sei altro. E niente, abbiamo finito gli orb e ci becchiamo al prossimo video. Scrivete nei commenti cosa ne pensate delle raid su Battle Frontier EU e cosa volete che io tratti su Battle Frontier, perché ormai gli argomenti stanno finendo ragazzi. Il gioco ormai non direi che è morto, però sta quasi arrivando alla sua fine. Ciao!